io vorrei tantissimo trasferirmi in Norvegia, ma mi hanno detto che il costo della vita è troppo alto. Good dag cherries, benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Sakuri e oggi finalmente vi sto girando il tanto atteso, tanto promesso video sul costo della vita in Norvegia. Come avete visto dall'intro, dalle mie fantastiche doti di attrice, stendiamo un velo pietosissimo su questa cosa, molte persone che hanno il desiderio di trasferirsi in Norvegia hanno un po' questa convinzione, questo timore che il costo della vita in Norvegia sia estremamente più elevato che in Italia. Nel senso che ci sono determinati prodotti, beni o servizi che hanno prezzi più elevati rispetto a quelli italiani, ma ci sono anche tante cose che invece hanno prezzi paragonabili a quelli italiani, appunto. Come avrete notato però dai video, i 6 lavori qualificati e i 6 lavori non qualificati più richiesti in Norvegia, che vi linko qui in alto se per caso non li avete visti e volete riprenderli, gli stipendi sono anche sensibilmente più alti in Norvegia rispetto agli stipendi italiani. Quindi se dobbiamo fare un calcolo, un rapporto stipendio-costo della vita, sicuramente abbiamo tutta la convenienza a vivere e lavorare in Norvegia rispetto che in Italia. Ma prima di iniziare con tutte le informazioni utili che vi voglio dare in questo video, vi vorrei chiedere se vi va di supportarmi iscrivendovi al canale o lasciando un mi piace sotto il video, se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, eventualmente di lasciarmi un commento se avete altre curiosità, domande o semplicemente mi volete lasciare un feedback su quello che pensate del video. Se vi va mi potete seguire su altri social, io ho un gruppo Facebook, una pagina Instagram e una chat di gruppo Telegram, vi lascio i link di tutti gli altri social qui sotto nell'info box e attivare la campanellina per ricevere le notifiche quando pubblico un video. Ma qual è lo scopo del video di oggi? È quello di darvi un'idea generale di quanto vi potrebbe costare vivere un mese in Norvegia. Per questo motivo io vi consiglierei di guardare questo video in abbinamento ai 2 che ho menzionato prima, riguardanti le professioni più richieste in Norvegia, perché secondo me ha poco senso sapere quanto vi costa vivere un mese, un anno, quello che volete in Norvegia se non sapete quanto potete guadagnare. Come procederò in questo video? Io ho cercato di procedere in una maniera molto concreta pensando a tutte le spese quotidiane o comunque mensili che io ho vivendo qui in Norvegia. Per cui ho diviso queste spese in diverse categorie. Cominciamo con la cosa più importante. Dopo aver trovato un lavoro in Norvegia, la cosa che volete assolutamente avere è un alloggio. Quando ho iniziato a svolgere le mie ricerche per realizzare questo video, ho cercato di includere nel mio discorso un po' tutte le categorie di persone che vorrebbero trasferirsi in Norvegia. Mi spiego meglio. Ci sono ad esempio gli studenti che magari non hanno necessità di tanto spazio o non hanno tanta disponibilità economica, quindi vogliono semplicemente magari una stanza in un appartamento condiviso. Ci saranno invece persone che vengono per lavorare, che magari già hanno trovato un lavoro, che quindi avranno più disponibilità economica, magari vengono con tutta la famiglia, quindi hanno necessità di più spazio e magari vogliono affittare un intero appartamento. Quindi ho cercato di tener conto un po' di tutte queste cose. Un'altra cosa di cui ho tenuto conto è il fatto che non tutti si trasferiranno nello stesso posto. Ovviamente non vi posso dare informazioni su tutte le città, tutti i paesini della Norvegia, però ho cercato di prendere come punti di riferimento Oslo e la zona di Oslo, che è quella in cui secondo me si trasferisce la maggior parte degli italiani che vengono in Norvegia, e Trondheim, che è un po' più a nord, a prezzi leggermente più bassi. Iniziamo con Oslo. Iniziamo con una stanza in un appartamento condiviso. Se voi cercate sui 2 siti, che poi vi lascio anche qui sotto nell'info box, che comunque avevo già menzionato nel video come trasferirsi in Norvegia, che vi linko qui in alto, voi cercate un appartamento, una stanza su questi siti. Se volete una stanza in un appartamento condiviso dovete cercare Room i Bufelleskap, lo lascio anche scritto qui sotto. Quindi ho trovato questa stanza in un appartamento condiviso a circa 3 km dal centro di Oslo. La stanza è grande 9 metri quadri. Il prezzo di questa stanza per un mese è di 5.400 corone, tutto incluso, quindi all'incirca, diciamo, dividiamo per 10, sono 540 euro. Il cambio non è esattamente questo, però è 9 punto qualcosa, insomma,
ci andiamo vicini, comunque circa 540-550 euro. Tutto incluso significa che avete internet e corrente inclusa, la corrente Ström. Molto importante, quando voi affittate un appartamento o una stanza in Norvegia dovete lasciare un deposito. In questo caso il deposito per questa stanza è di 16.200 corone, quindi mettete sempre in conto che anche se l'affitto magari può essere molto basso, potreste dover dare un anticipo, quindi dovete avere disponibili questi soldi che poi vi vengono ridati indietro quando voi lasciate l'appartamento o la stanza. Un'altra cosa importante, questo appartamento, questa stanza me la indica come möblert, vuol dire che è già mobiliata, quindi non dovete acquistare nulla, avete tutto l'indispensabile. Altra cosa, il secondo che ho cercato è invece un appartamento, sempre nella zona di Oslo, questa volta è un po' più lontano dal centro, 5 km, me lo indica 15 minuti di autobus dal centro. Immagino che in macchina sia all'incirca lo stesso tempo. È 46 metri quadri questo appartamento, quindi non è grandissimo, però insomma non è un buco. Il costo al mese è di 10.000 corone, quindi 1.000 euro più o meno. È incluso internet in questo caso, ma non è inclusa la corrente. Per questo appartamento è necessario dare un deposito di 30.000 corone, quindi voi dovete investire immediatamente 3.000 euro per avere questo appartamento. Al parcheggio, non un garage, credo che sia un parcheggio in strada o comunque appena fuori dall'appartamento, e me lo indica come Delvis Möblert, vuol dire parzialmente ammobiliato, significa che qualcosina c'è, ma il resto ve lo dovete comprare. Quindi mettete in conto anche questa cosa, perché come dicevo sempre in un altro video, è molto comune che gli appartamenti che affittano in Norvegia non siano ammobiliati o lo siano parzialmente, quindi oltre ad investire una piccola cifra per lasciare la caparra, dovete anche pensare di investire una cifra per comprarvi alcuni mobili. Ci spostiamo ora più a nord, arriviamo a Trondheim, e in questo caso la room Ibufelleskap misura 6 metri quadri, quindi un po' più piccolina rispetto a quella di Oslo, ma molto molto centrale, perché l'appartamento in cui si trova è a Kungensgate. Potete cercare tranquillamente su Google Maps questa via, vi renderete conto di quanto sia centrale questa stanza. Il prezzo è di 3.700 corone al mese, quindi circa 370 euro, esclusa la corrente, quindi la corrente ve la dovete pagare. Mi indicano in questo caso che la corrente costa circa 350 corone al mese, quindi più o meno 35 euro. Il deposito per questo appartamento è di 11.100 corone, quindi non pochissimo, e mi indica che questa stanza è in un appartamento che ha altre 4 camere da letto. Immagino che ogni stanza sia singola, quindi si intende che potenzialmente dovreste vivere con altre 4 persone. Mi indica anche che la stanza è Delvis Möblert, quindi parzialmente arredata, significa che qualcosina ve lo dovete comprare, solo una stanza, quindi immagino che non sarà una grossa spesa. In seguito ho cercato un appartamento a Trondheim, un Leilighet, quindi se volete cercare sui siti che vi lascio qui sotto, cercate Leilighet, significa appartamento. Questo appartamento misura 50 metri quadri, quindi un pochino più grande, leggermente più grande rispetto a quello di Oslo, ma anche questo è molto centrale perché è nella zona di Sulsiden. Anche questa la potete cercare, è molto centrale, nella parte nuova della città, ma comunque in centro. Costa 11.000 corone al mese, incluso internet e la TV, non mi parla della corrente. In questo caso dovreste lasciare un deposito di 22.000 corone. Mi dice che non è möblert, ma ci sono gli elettrodomestici. Farò in futuro un altro video sulle case, quindi magari guarderemo insieme qualche sito, così farò vedere qualche esempio in più e anche qualche città in più. Non volevo appesantire troppo questo video perché si parla di altro, non solo di case.
Farò anche un video su come acquistare una casa in Norvegia, quanto costa, come muoversi per il mutuo, ma ritengo che all'inizio per una persona che si vuole trasferire per la prima volta, insomma, sia molto più utile un video sugli affitti che non sull'acquisto delle case. Passiamo al prossimo argomento. Sempre relativo all'alloggio, potrebbe capitarvi appunto che internet o la corrente non siano incluse nel prezzo dell'appartamento o della stanza. In questo caso vi potrebbe far piacere sapere quanto costano internet e la corrente in Norvegia. Noterete che non sto menzionando il gas, è perché in Norvegia non si usa, anche il riscaldamento va a corrente. Quindi, per quanto riguarda la corrente, quindi Ström, nel caso doveste cercare informazioni in norvegese, è abbastanza comune che i gestori offrano una offerta fast price, quindi praticamente un blocco del prezzo della corrente per un tot di mesi. Potete decidere voi, potete rinnovarlo poi alla fine, allo scadere di questo appunto contratto di fast price, potete rinnovarlo, potete cambiare, eccetera, eccetera. Ad ogni modo, quello che vi interessa sapere è che costa meno a nord che a sud, costa meno in estate rispetto all'inverno. Io ho cercato alcune informazioni. Una di quelle più convenienti che ho trovato è di 39,69 centesimi di corona per kilowattora. Ora è molto difficile calcolare quanto potreste spendere, perché ovviamente dipende dalla grandezza dell'appartamento, da quante ore al giorno usate il riscaldamento, da altri elettrodomestici che avete attaccati, eccetera, eccetera. Comunque, vabbè, questo è il prezzo. Io per il mio appartamento, che misura 57 metri quadri, ho il riscaldamento pavimento, la pompa di calore, uso ovviamente la luce, il riscaldamento dell'acqua, anche quello si paga nella corrente. Spendo circa 1000 corone al mese, 100 euro più o meno. Non è pochissimo, ma se calcolate che c'è dentro veramente tutto, e appunto non pago il gas, è così. Diciamo che non sto ad avere freddo in casa comunque, ecco. Magari se vi volete mettere 5 maglioni, spendete qualcosina di meno rispetto a quello che spendo io. Passiamo ora a internet. Ci sono due possibilità: potete avere la fibra o non avere la fibra. In Norvegia anche alcuni posti piuttosto isolati sono collegati con la fibra. Dipende, dovreste controllare. Comunque è molto semplice, perché quando voi cercate un gestore per internet potete mettere il vostro indirizzo e vi dice immediatamente, vi dà tutte le informazioni, vi dice quanto potreste spendere. Comunque, un prezzo medio è con la fibra 529 corone al mese, mentre senza fibra, cioè con un collegamento wireless a banda larga, è di 599 corone al mese. Telefono, avrete sicuramente necessità di usare il vostro telefono cellulare. Costa abbastanza in Norvegia, i contratti per cellulari sono abbastanza più costosi rispetto all'Italia. L'offerta più conveniente che potete trovare, quindi quella con meno cose, è di 249 corone al mese. In questa offerta avete SMS, MMS, telefonate illimitate e 2 giga al mese, che non sono pochi, però secondo me costa un po' tantino, specialmente per noi italiani abituati a prezzi decisamente più bassi con più giga. Trasporti: come ci si può spostare in Norvegia? In autobus, ovviamente. Anche qui io ho scelto come prima Oslo e Trondheim come città d'esempio. A Oslo, se vi volete spostare in autobus, un abbonamento mensile, quindi valido per 30 giorni, che comprende la zona 1, vi costa 770 corone al mese, quindi quasi 80 euro, ma potete prendere metro, tram, autobus e anche i traghetti. Quindi attenzione, una buona offerta. A Trondheim l'offerta per bus e tram, sempre mensile, è di 835 corone al mese, quindi un po' più di 80 euro. Se invece vi volete spostare con l'auto, ovviamente oltre al costo della benzina, che da quando sono arrivata io 4 anni fa fino ad oggi è oscillata la benzina tra le 12 e le 17 corone al litro. Mentre il diesel tra le 11 e le 16 corone al litro.
varia abbastanza, specialmente nelle zone un po' piccole, un po' isolate. Penso che nelle città sia un po' più stabile, credo. Se volete girare in auto in Norvegia, quello che vi interessa sapere è che dovete pagare il bumpenger. Che cos'è il bumpenger? Come in Italia paghiamo l'autostrada, anche in Norvegia si pagano alcuni tratti stradali, in questo caso autostrada, alcuni ponti, alcuni tunnel, e anche si paga per entrare e uscire dalla città. Quindi in alcune zone ci sono questi portali con queste telecamere che riprendono la vostra targa o sono collegate a un attrezzino che vi appiccicate alla macchina, si chiama Autopass, e appunto vi arriva a casa la ricevuta di quello che dovete pagare. In questo caso dovete sapere che ci sono prezzi diversi per auto a benzina, auto diesel, auto elettriche e prezzi diversi a seconda del momento della giornata. Io vi ho fatto un calcolo esemplificativo. Per comodità ho preso ad esempio l'appartamento a 5 km fuori da Oslo che vi avevo menzionato prima, ponendo che il luogo di lavoro si trovi in centro a Oslo. Ho usato un sito web, di cui vi lascio il link qui sotto che potete usare anche voi tranquillamente. Quindi se vi trovate un appartamento in Norvegia e un lavoro, sapete l'indirizzo di casa, l'indirizzo del lavoro, potete tranquillamente inserirli in questo calcolatore e vi dà esattamente le indicazioni di quanto spendete per andare a lavorare. La tariffa dell'orario di punta va dalle 6:30 alle 9 del mattino, quindi il momento in cui pagate di più, e dalle 15 alle 17. In tutti gli altri orari si paga qualcosa di meno. Quindi, negli orari di punta, con un'auto a benzina, andare da quell'appartamento che vi avevo detto al centro di Oslo vi costa 49 corone. Sempre con un'auto a benzina, negli orari non di punta, vi costa 38 corone. Passiamo ora al diesel. Con un'auto diesel nell'orario di punta vi costa 54 corone, mentre vi costa 44 corone nell'orario non di punta. Auto elettriche. Le auto elettriche io avevo sentito fino a poco tempo fa che non pagavano questi bumpenger. In realtà nella zona di Oslo, comunque per questo tratto di strada che ho selezionato, invece sì, si paga qualcosina. Nell'orario di punta 18 corone e nell'orario non di punta 9 corone. Dopo avervi detto quanto vi costa un appartamento, quanto vi costa andare avanti e indietro tra casa e lavoro, volete forse sapere quanto vi costa sopravvivere, mangiare. Io ho fatto una stima basata su quello che spendo io all'incirca in un mese di spesa. Spesa ho incluso non solo cibo, ma anche detersivi, shampoo, eccetera, eccetera. Quindi tutto quello che potete acquistare in un mese al supermercato. A persona, diciamo che se state bassi, se non fate grosse spese, se non pretendete di mangiare come in un ristorante Michelin a 1000 stelle, con 300-350 euro, quindi 3.000-3.500 corone, ve la cavate. Vi farò un video a parte comunque sui prezzi nei supermercati. Vi farò un video spesa per farvi vedere quanto spendo io in una mia spesa settimanale e vi farò vedere anche quanto costano gli alcolici in Norvegia, perché quelli sì, sono tassati e costano veramente tanto rispetto agli altri beni. Comunque vi farò tutto in un altro video perché appunto non voglio appesantire questo. Comunque vi basti sapere per il momento che con 300-350 euro a persona si sopravvive, si mangia bene, come vedete io spendo all'incirca quella cifra, non sono assolutamente deperita, anzi, quindi sopravvivete con questa cifra, ecco. Ma passiamo ora agli extra perché ovviamente la vita non è fatta di solo lavoro e di sola sopravvivenza, ma bisogna anche togliersi qualche sfizio, secondo me. Un'uscita, diciamo, per bere qualcosa, andate in un bar, andate in un pub, andate in un caffè. Le bibite, diciamo una Coca-Cola, un'aranciata, una Sprite, cose di questo genere, vi costano tra le 45 e le 49 corone. Quasi 5 euro, non è poco. Le birre, ragazzi, come prese la birra in Norvegia costa veramente tanto. Se andate a prendervi una birra in un bar o in un pub, vi può costare tra le 90 e le 120 corone. Dipende molto dal tipo di birra.
però diciamo in media i prezzi all'incirca sono questi, quindi 10 euro e più. Cocktail, anche questi ovviamente dipende dal cocktail, dipende dal posto, però per quello che ho visto io sono tra le 100 e le 150 corone, di meno non trovate, quando invece un cocktail in Italia lo pagate anche tranquillamente, magari 5 euro, 6 euro, 7 euro, qua costa abbastanza. Ristorante, prendersi una pizza, una bibita e un dolce, con bibita intendo non birra, però diciamo sì, possiamo buttarci dentro anche una birra perché comunque sul prezzo di una cena non cambia così tanto, diciamo pizza, bibita e dolce, li pagate tra le 300-350 corone, quindi come minimo tranquillamente vi partono 30 euro a persona, vi sto dicendo sempre il prezzo a persona. Diciamo hamburger, patatine e bibita, anche qui vi partono all'incirca 300 corone. Per una cena in un ristorante un attimino un po' più fighettino, per quello che è la mia esperienza, io ci ho sempre buttato come minimo 350-400 corone a persona, quindi circa 40 euro. Andate a farvi una cena romantica fuori, con il vostro ragazzo, la vostra ragazza, vostro marito, vostra moglie, vi partono tranquillamente 80 euro. C'è da dire che si mangia bene, in alcuni ristoranti si mangia veramente bene comunque. Non aspettatevi le quantità e la scelta che c'è in Italia, però non si mangia male al ristorante. Cinema. Vi devo dire che non ci sono mai andata io al cinema in Norvegia, ma un biglietto costa all'incirca 130 corone, quindi 13 euro come minimo. Parrucchiera, anche qui io. Dalla parrucchiera in 4 anni e mezzo quasi ormai in Norvegia non ci sono mai andata. Quello che ho trovato io ad Oslo, ad esempio, è 349 corone per un taglio. Quindi immaginate doverci aggiungere colore, piega, eccetera, eccetera, insomma. Questo è un prezzo anche abbastanza onesto, rispetto ad altre cose che ho visto qui in giro. Anzi, una mia collega l'altro giorno mi ha detto che nel weekend era stata dalla parrucchiera, ha fatto taglio e mesh e piega, ha speso 200 euro. Quindi, se avevo una mezza idea di tentare di andare alla parrucchiera, qua ho detto no, va bene, non fa niente. In molti posti, specialmente nei parrucchieri vicino ai campus universitari, fanno anche degli sconti studenti. Ne ho visto proprio uno settimana scorsa quando ero in università a Trondheim. Mi ha attirato il cartello, ma poi ho visto il posto e ho detto no, forse non è un posto in cui voglio farmi tagliare i capelli. Comunque, estetista. Se non sono andata dalla parrucchiera, dall'estetista proprio zero in Norvegia mai stata. Non sono una che ama andare tantissimo dall'estetista, neanche in Italia comunque. Però insomma, diciamo qua non ho mai avuto il piacere. Ho cercato un listino prezzi, per farvi qualche esempio, una ricostruzione unghie, 850 corone, 85 euro, più se volete lo smalto, più 100 corone, da più 100 corone, potrebbe essere anche qualcosa di più, dipende dal tipo di smalto, credo. Quindi sì, essere belle in Norvegia è costoso. Se volete essere belle e non buttare un sacco di soldi, vi dovete arrangiare da sole. Ultimo extra che vi segnalo, la palestra. Ci sono palestre ovunque, i norvegesi vanno tantissimo in palestra, da quello che ho visto. Io di nuovo non sono mai stata in palestra, mi alleno a casa come una povera. No, in generale comunque non amo le palestre. Ho trovato un'offerta sempre di una palestra a Oslo, questa è una catena però perché ne ho viste diverse in giro, 259 corone al mese l'offerta base, poi a salire a seconda se aggiungete insomma altre magari corsi eccetera, si sale. Comunque diciamo che con 25-30 corone al mese, sì, magari 25-30 euro al mese, in palestra ve la cavate, quindi magari non potrete essere bellissimi perché non volete andare dal parrucchiere o dall'estetista, ma potrete comunque essere molto in forma perché comunque andare in palestra non costa tantissimo. Ora non so quali siano i prezzi in Italia, però
rapportato a uno stipendio norvegese, mi sembra una cosa onesta. Non avete una cifra esatta di quanto una persona spende per vivere un mese in Norvegia, ma ve la potete calcolare facilmente con i dati che vi ho fornito rispetto appunto alle vostre esigenze, ai vostri desideri, al vostro stile di vita, eccetera, eccetera. So che molti di voi magari avrebbero voluto sentirsi dire: vivere un mese in Norvegia vi costa 1000 euro, vivere un mese in Norvegia vi costa 2500 euro, non lo so. Però, come vedete, cioè, ognuno è diverso, ognuno avrà la sua esperienza, ognuno vivrà in una zona diversa, in un tipo di appartamento diverso, avrà uno stile di vita diverso, mangerà cose diverse, quindi non aveva molto senso darvi una cifra. Invece così vi ho dato appunto la possibilità di calcolarvela un attimino rispetto appunto a quello che è il vostro tipo di vita. Tutto qui. Se avete domande, ragazzi, io vi invito sempre a scrivermi nei commenti o sugli altri social. Vi ringrazio per aver seguito questo video mega lungo. Scusate ancora. Al prossimo video, ma comunque spero vi sia stato utile, vi abbia dato qualche spunto di riflessione e vi abbia fatto capire che non è poi tutto questo dramma il costo della vita in Norvegia. Insomma, si vive bene, si sopravvive anche senza spendere cifre stellari. Un bacione ragazzi, al prossimo video. Ciao!